Grandi stelle per l'edizione numero 37 dello Spoltore Ensemble, che si terrà dal 16 al 19 agosto e che vedrà uno spazio speciale per i Grandi Figli d'Abruzzo, con la direzione artistica affidata al maestro Davide Cavuti. Il compositore, regista e vincitore, lo scorso giugno del prestigioso Award of Excellence al Film Festival di Toronto in Canada, con il film Lettura Ovidi, ha illustrato nel dettaglio la manifestazione. Siamo felici, ha detto Cavuti, di poter ospitare in questa rassegna grandi nomi come l'Oscar a Nicola Piovani, Michele Placido, il cabarettista Gabriele Cirilli e poi nella serata dedicata al teatro con la partecipazione di Edoardo Siravo, Deborah Caprioglio, Pino Amendola e il compositore germano Mazzocchetti. Sarà un evento dedicato ai figli d'Abruzzo, ha detto ancora Cavuti, con l'omaggio ai figli illustri della nostra terra e con l'omaggio a Gabriele D'Annunzio, Ennio Flaiano, Ignazio Silone, Cicognini, Francesco Palotosti, Ovidio e gli altri Poltoresi, Paolo De Cecco e Balbino Del Nunzio. Il sindaco rispoltore Luciano Di Lorito, nella sua ottava edizione da primo cittadino con lo Spoltore Ensemble, spiega eh, di essere soddisfatto di poter andare avanti con la manifestazione culturale fra le più longeve in Abruzzo. Abbiamo anche per la prima volta un premio Oscar come Nicola Piovani, ha detto Lorito, e credo che non si possa non parlare di una grande edizione. Abbiamo investito e investiremo sempre nella cultura anche perché con 65 mila euro di investimenti abbiamo portato grandi nomi a spoltore.